E ora assaggiamo. Oh, taglia, taglia, taglia. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale. Io sono Diana e insieme ad Alessio proponiamo ricette sane, senza glutine, senza latticini e per la dieta dei gruppi sanguigni ogni settimana. Quindi se non siete iscritti mi raccomando fatelo subito. Molti di voi ci avete chiesto nuove idee per colazioni salate e quindi oggi prepariamo una buonissima ciambella salata, sofficissima, perfetta non solo per una colazione salata ma anche per pranzo per esempio o per merenda. E allora siete pronti? Cominciamo subito! La prima cosa che dobbiamo fare è preparare i nostri ortaggi. In questo caso io qui ho 150 g di broccoli, sono crudi, e andiamo semplicemente a tagliarli a pezzettini piccoli. Al posto dei broccoli potete anche utilizzare il cavolfiore o delle carote oppure altri ortaggi che vi piacciono, ovviamente di stagione. A questo punto mettiamo i broccoli in una padella. Aggiungiamo un filo sottile d'olio d'oliva. Aggiungiamo anche un pizzico di sale. E li facciamo ammorbidire per qualche minuto. Se necessario aggiungiamo anche un goccio d'acqua. Mentre i broccoli cuociono, prendiamo una carota e la sbucciamo. E ora la grattugiamo sui fori più larghi di una grattugia. Ora mettiamo la carota grattugiata in una ciotola e la mettiamo da parte. Ora prendiamo una manciata di olive verdi che corrispondono a circa 70 g e le tagliamo a pezzetti piccoli. Una volta tagliate le mettiamo in una ciotolina e poi mettiamo anche le olive da parte. Ma ora voglio sapere da voi come preparate la ciambella fatta in casa e soprattutto la preferite dolce o salata? Scrivetemi qui sotto nei commenti. Ora, prima di fare l'impasto per la ciambella, prepariamo il nostro stampo. Dobbiamo semplicemente oliarlo e infarinarlo. Mi raccomando, non sottovalutate questo passaggio perché è fondamentale per la riuscita della nostra ciambella e per evitare che rimanga attaccata allo stampo. Ora infariniamo con poca farina di riso, che è la stessa farina che utilizzerò anche per la ciambella. Ora mettiamo lo stampo da parte e prepariamo l'impasto. In una ciotola capiente aggiungiamo 300 g di farina di riso. Uniamo anche una bustina di lievito in polvere e diamo una mescolata al tutto. Ora aggiungiamo 180 g di acqua, 90 g di olio di semi di girasole. Ovviamente al posto dell'acqua potete anche utilizzare il latte di soia o di mandorle, ovviamente non zuccherati, e al posto di olio di semi potete utilizzare quello d'oliva o di vinacciolo o un altro tipo di olio che preferite. Ora mescoliamo bene il tutto per sciogliere eventuali grumi. E ora incorporiamo anche 4 uova. E mescoliamo di nuovo. Come
Come vedete dovrete ottenere un impasto liscio e semiliquido. Ora non ci resta che aggiungere i nostri ortaggi, quindi i broccoli leggermente cotti, le carote grattugiate e le olive. Mescoliamo il tutto. Non scordiamoci anche il sale, io aggiungo due pizzichi, voi potete aggiungere in base ai vostri gusti. E ora possiamo trasferirla nel nostro stampo. Ora siamo pronti per infornare la nostra ciambella nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per 30 minuti. Questa ciambella potete prepararla anche con altri tipi di farine, per esempio di grano saraceno oppure di legumi. Ricordate sempre che ogni farina ha un'idratazione diversa, questo significa che assorbe l'acqua in modo diverso, quindi la farina di grano saraceno tende ad assorbire molta più acqua rispetto a quella di legumi, per esempio. Quindi sperimentate un po', sappiate però che la ciambella viene buonissima comunque. Se invece non potete utilizzare le uova, lo yogurt di soia può essere un ottimo sostituto. Ora noi sul nostro sito abbiamo una versione buonissima di un ciambellone senza uova, in versione dolce però, ma voi potete tranquillamente riarrangiarlo in versione salata e aggiungere degli ortaggi. Provate e fatemi sapere. Ed eccola qua, pronta la nostra ciambella. Ora dobbiamo semplicemente capovolgere la nostra ciambella su un piatto. E poi nuovamente su un altro piatto. E voilà! Ora non ci resta che farla raffreddare o comunque intiepidire prima di tagliarla. Io sono davvero impaziente, l'ho fatta soltanto intiepidire, quindi adesso la taglio subito. Questa ciambella è buonissima, si scioglie in bocca, è sofficissima ragazzi, provatela e fatemi sapere, è perfetta per una colazione salata, anche per merenda, per pranzo, ma soprattutto come sostituto del pane. Come avete visto si prepara in pochi semplici passi, gli ingredienti sono tutti semplicissimi e potete davvero arricchirla con gli ortaggi che preferite e così la rendete adatta veramente a tutti. Provatela e fatemi sapere. Io spero tantissimo che questa ricetta vi sia piaciuta e che la rifarete. Se sì, fatemi sapere qui sotto nei commenti, come avete visto è veramente facile e alla portata di tutti. Se invece siete alla ricerca di una guida che vi aiuti a pianificare i vostri pasti con menù settimanale, lista della spesa e ricette, vi lasciamo il link qui sotto nei commenti per dare un'occhiata al nostro percorso Nutrimento e Corpo in 7 giorni, che è soltanto un'anteprima di ciò che vi aspetta veramente nei prossimi mesi, quando rilanceremo nuovamente il programma completo di 30 giorni. Quindi cliccate qui sotto per leggere tutti i dettagli. Vi ricordo inoltre che sul nostro sito potete trovare tutti i nostri libri di ricette, sia in formato cartaceo che digitale, e questi possono essere un ottimo spunto per voi per aiutarvi in cucina e per variare i vostri pasti e cucinare sempre cose buone e belle da vedere anche. Trovate il link sempre qui sotto nella descrizione o nei commenti. Per oggi vi saluto e vi aspetto nel prossimo video. Ciao!